Salve a tutti ragazzi e benvenuti, io sono Quiz e oggi andremo a continuare la serie di Final Fantasy XVI. Stavo aprendo il gioco quando mi hanno dato la notizia che è arrivato il nuovo DLC ma anche altre cose riguardanti Final Fantasy XVI. Allora, è arrivato Alta Marea. Ok, dove ci saranno delle serie di missioni separate e questo qui credo che si paghi, credo proprio di sì, perché dà tre oggetti bonus riscattabili, nuovi equipaggiamenti, nuove missioni e altro. Però per ora non ci interessa il gameplay originale, quindi senza DLC. Nuove abilità e modalità di gioco, il DLC aggiunge anche quindi due nuove set, contenuti, ok, un nuovo livello massimo, quindi ci ha migliorato anche dove acquistare, può essere acquistato e scaricato per PlayStation Store, ok, niente. Quindi per ora ci hanno detto che è uscito eventualmente un DLC. Se prima o poi lo vogliamo giocare, non so quanto costi, dopo magari vado a vedere, ma sinceramente mi interessa più giocare appunto le missioni del gioco originale così com'è. E niente, iniziamo questa, anzi continuiamo questa nuova avventura, anche perché dobbiamo arrivare al nuovo punto d'incontro. La volta scorsa abbiamo trovato dei cavalieri che abbiamo dovuto sconfiggere e praticamente ci stiamo dirigendo verso un villaggio o comunque una parte dove avevano avvistato un'icon Amici o di nemici? Voi cioè di come si verranno dice come tutti gli altri. di fuoco. Che ricordiamo l'unico icon che c'era di fuoco inizialmente, o almeno quello che conoscevamo, era il nostro fratellino che ormai è morto ed era appunto la Fenice. Invece noi siamo appunto i difensori della Ma Fenice. perché? Cosa potranno volere? Libero di chiederlo ai prossimi. Poi aggiornami. Ok, e siamo in viaggio per appunto raggiungere, vedi, Alpeduta. Ok, vediamo dove siamo arrivati. Ecco, Sacro Impero. Ok, l'ultima volta ci siamo beccati un boss gigante, veramente fastidioso. Vediamo oggi che cosa ci aspetta. Ok. Nessun segno dei realisti. O di chiunque Ok. altro, in effetti. C'è troppa calma. Anche per quest'ora. Che cosa facciamo? Cerchiamo il mio scout. Tu inizia qui, io faccio il giro largo. Se lo trovo, come ti avverto? Bella domanda. Gridando? Raffinato. Della serie l'ho trovato e poi sveglia tutti quanti. So neanche che aspetto abbia. Beh, effettivamente. Il villaggio è del tutto abbandonato. Non credo. Ok, dobbiamo vedere se non è, se c'è qualcuno nei paraggi. Sembra ci sia qualcuno. Oh, eccomi da lui. Chi è? Una bambina. Tutto a posto. Non sono uno di loro. Io e i miei amici. Noi siamo dell'esercito imperiale. Siamo qui per aiutare. Dove sono i tuoi genitori? Nella chiesa. Allora li troverò e farò in modo che siano al sicuro. Nel frattempo, resteresti qui nascosta. Alla chiesa, dunque. Ok. Spero che i genitori non siano impiccati o morti dentro la chiesa. Ok.
Come ci salvo qua? Magari devo salire di qua. Sì, ok. Nel frattempo il nostro Segugio sempre con noi. Che cavolo? Lo stanno infasciando? Credo. Sì. Quest'uomo morirà se non lo portiamo da un guaritore. Adesso basta abbaiare, cagnaccio! Sì. Ce ne avete messo, eh? Indietro. Ah, uso il potere. Niente. Devasta tutto sto tizio. Tu che diavolo sei? Clive! Temevo non sareste venuti. Sei ancora vivo, Gav. Più o meno. Ho fatto quello che ho potuto per gli abitanti, ma... pensavo stessi scherzando. È a posto, è con me. Sono tutti? No, ce n'erano altri. Due realisti hanno portato via i portatori prima che arrivaste voi. C'era un dominante tra loro. Può darsi, non ce l'aveva mica scritto in fronte. Ah. Vabbè, Indovina un po' dove sta andando. Clive, seguilo. E ora tocca a noi, vero? Sì. Ok. Ma dovremmo fare un po' più veloce, Clive, che dici? Cioè, sta velocità non credo che... lo acchiapperemo, insomma. Allora, nel frattempo lui sta prendendo il gelato. Palese. Dagli scout. No, mia signora. Abbiamo la compagnia. Ah, sta sempre questo. Molto cattureremo la nostra preda. Molto bene. Gli altri invece? Al momento i portatori si trovano a Kaer Norvent. Meglio trattenerne alcuni allora, in caso il dominante ci scoppi. Ho già provveduto. Non verranno viziati. Ve lo assicuro. Signori, un brindisi. Unirete a me? Grazie. La nostra signora dei venti e al re! Ma... gli imperiali bevono questo schifo. Beh, questo finalmente spiegherebbe il loro fiato. Lady Benedicta! Imperiali! Mi sa che ci tocca fargli il culo. E invece di ucciderli tu li hai condotti dritti qui da noi. Pietà! Guardate un po' chi abbiamo qui. Un portatore imperiale. Bene, mi stavo annoiando. Doveva far il culo a lei? Guarda che non ho paura di una donna, cioè metto le mani addosso uguale, cioè, non me ne faccio di problemi io, Che niente. Clive, facciamogli il culo per cortesia, questa donna ha già rotto le palle. Andiamo. Ma che cazzo hai evocato? Ma dove?
Ah, combatte lei al posto suo? Stronza però. Se è quello che sto pensando, Sid dovrà spiegarmi molte cose. Ah, infame. Pensavi. Sai cosa fare, bello? Sì, ma devo cercare di potenziare queste pippe qui un po', cioè fanno 15 di danno a botte. Ma io non le schivavo in automatico. Nel senso, a parte schivi che mi dà ogni tanto. Vai, bello. Oh, vacillamento, sì, ti vacillo tutto, ti vacillo. Vai, vai. Oh. Ok, chi? Come si chiama sta roba? Che roba è? Vabbè, l'abbiamo uccisa. Questo è importante. Sì, ma ora è scappata la diva, mi sa. Per essere un marchiato, ah, no, non te la cavi male. Clive. Ma guarda chi arriva in soccorso. Recluti i tuoi uomini tutti in questo modo? Non ricordo tue lamentele, Benedict. St'infame. Allora, Sidolphus, ricordami, perché hai deciso di tradire il tuo regno? Ti ho fatto una domanda, Lord Comandante. Perché? Perché ne avevo abbastanza di voi e delle vostre buffonate. Eppure eccoti qui a rubare il mio marchiato. Che cosa trami? Perché dovrei dirtelo? Cazzi tuoi. Lady Benedicta! Abbiamo catturato il dominante! Mai un attimo di pace. Vabbè, mo usa l'abilità della minchia così se ne vanno. Vabbè, però, Cioè, è un po' un'infamata sta roba comunque, cioè. So brava anch'io così. Tanto prima o poi la rincontreremo, questa infame. Ti ha forse detto dove andava? No. Allora torniamo dalla perduta. Gli abitanti forse sanno qualcosa. Ma non possiamo. Ed è per questo che ho inviato Gav. Quell'uomo ha fiuto per queste cose. Fidati. Ah, lui c'ha due spade. Interessante. Vabbè, noi abbiamo tipo una specie di spadone, credo. Più o meno. Ok, ritorniamo indietro. Anche se io volevo andare a menare, però, Se lo meritava un pochettino questa, Allora, non si trattava di portatori. Cercavano un dominante. Sì, esatto. Pensavano che lo stessimo nascondendo. Come se accogliessimo un mostro simile qui tra di noi. Oh, senza offesa. Quando nessuno ha parlato, hanno iniziato a radunare chiunque avesse un marchio. E anche chi non ce l'aveva, in realtà. E così vi hanno rinchiusi, sperando che qualcuno di voi avrebbe ceduto. Sarebbe andata diversamente se aveste accettato il mio invito. Ah, non dirlo, dicevamo tutti la stessa cosa. Ma questa è casa nostra. Che non vuol dire che non aiuteremo. E a questo io brindo.
Brindi, più che brindi, bevi e basta comunque, vabbè. Venite a sentire la storia di Dion, del principe. Ecco un'altra canzoncina. Cento legioni il dragone guidò, e con l'eroico coraggio i nemici scacciò. Che aria depressa. La vendetta non lo riporterà indietro. Per niente. 13 anni fa, un dominante ha ucciso mio fratello davanti ai miei occhi. E io non ho fatto nulla. Ma ora posso. Posso uccidere quel figlio di puttana. E dare pace all'anima di Joshua. Dopodiché sarà quel che sarà. No. Il fato. Ti accontenti di esserne schiavo? E bevono. Oh, questo si è fatto 2 o 3 bicchieri, cioè non lo so qua. Ma non lo so, guarda. Nel frattempo, vorrei capire quell'altro dove sta. Sua radiosità vorrebbe farci credere che l'impero è invincibile. Eppure le chiavi di volta dell'impero vacillano sulle spalle di un pugno di codardi e tagliagole. Bahamut potrà anche guidare 100 legioni. Ma non è che il giovane principe difende un castello di carte pronto a crollare alla minima brezza? Ah, ma quello non era quello che c'era apparso a noi? Perché non resisti? In te risiede il potere di uccidere gli dei. La Fenice stessa è morta tra le tue fiamme. Eppure non combatti. Non fuggi. Rifiuti il tuo dono. Forse sei distratto. Conosci la mia offerta. Unisciti a me e verrai trattato con il rispetto che meritano quelli come noi. Che schifo! Gliela ficcata. Lord Margris, no! Schifo! Mo se lo lecca pure. Ti lascerò considerare le tue opzioni. Non lo so, Sta tizia sta pure di capo. Sii gentile, hai appena ficcato la spada nel... Non lo so, cioè... Chiedo per un amico. Clive. Niente, Clive si è addormentato. Come ha fatto a dormirsi in piedi, letteralmente? No, questa me la spiegate, cioè io non riesco a dormire in piedi. Boh, è diventato un fenicottero, Clive. Si è trasformato. Kaer Norvent, una delle fortezze periferiche dell'impero. Però a quanto pare non basta tenere fuori i realisti. I portatori catturati sono lì dentro. Ne sono sicuro. Se Benedicta ha l'ordine di restare nell'ombra, non starà viaggiando con molti uomini. Per questo terrà i prigionieri raggruppati nelle vicinanze. Compreso il dominante. Allora ci basta entrare in quella fortezza e scatenare un po' di caos. E che faccio io? Ottima domanda, Gav. Tu resti fuori dal castello e conduci i prigionieri al sicuro. Perdendomi il divertimento, non può farlo lui. Clive non ha il tuo stesso intuito. Finirebbe giù da un burrone prima di trovarli. Sofia, ma... Gav, tu sei il più indicato. Beh, se la metti così, sarà meglio che vada in avascoperta per evitare brutte sorprese.
Vedi di non deluderlo. Sì, in realtà sei tu quello sfigato, però che ti abbiamo appena convinto. Andiamo. Non così in fretta. Aspetteremo domani. Ma lui è lì dentro. Se partissimo adesso, arriveremo esattamente all'alba. Potremmo fare colazione insieme alle guardie. Dai, Clive. Si sono appena stabiliti. Ci resteranno ancora per un po'. Avremo solo un'occasione. Non vuoi sprecarla. Vero? No. Andiamo a fare colazione con le guardie, mi è piaciuto. Cioè, una briochina, un po' di cappuccino, cioè. In tanta compagnia. Ok, nel cuore della notte. Con il progredire della storia saranno disponibili nuovi oggetti e nuove armi. Ok. Detto questo, voglio presentarti qualcuno. A quest'ora. Possiamo potenziarci un po'. Avevo preso delle cose, credo. Abbiamo sbloccato nuovi punti. Ah, io ho anche da fare queste missioni, credo. Per ora non le posso fare, però. Chiede a Clay di aiutare a consegnare il cibo a cui abita. Ah no, questo l'ho già fatto. Missioni completate. Scherzavo. Allora, oggetti, caratteristiche. Equipaggiamento. Allora, stanco di cambiare manualmente le abilità degli icon ogni volta che vuoi usare le abilità. Sapevi che puoi registrare fino a 5 set di abilità degli icon? Ok. Vabbè che lui le fa in automatico, quindi non ho capito quale sarebbe. Allora, rapida concentrazione. Questo per l'animale. Questo che è? Emblema della... Ok, accessorio, aumenta, 7 d'attacco, aumenta, efficacia curativa delle pozioni. Quando è equipaggiato permette di eseguire complesse combinazioni. Boh, pure questo è buono in realtà. Mi fa cambiare solo quello, però. Perché? Ah, questo dell'animale mi serve, se non l'ho attaccato solo. Vorrei cambiare... Ok, questo. Boh, vediamo. Allora, questa roba noi... Per ora siamo rimasti così. No, aspetta. Ok. Per le abilità io volevo migliorare qualche cosa, se si poteva. Allora. No, vorrei migliorare... Potenza tieni premuto. Ok. Questo ce l'avevamo. Impara, evoca un muro di fiamma liquida che annulla i proiettili, dopo che scaglia diverse onde. Vabbè, questo non si può fare per ora. Questi qui non li posso
Non posso migliorarli. Scusami, se premo L3. No, niente. Allora, potrei migliorare questo. Ma le ha fatte in automatico. Ma me le ha... Scusami. Ah, no, me l'ha migliorato lui, ma ha migliorato questo. E questo qua. Vabbè, ha fatto... vabbè, ha Resto fatto a asciutto, cazzo vedi? suo. Ok, E non mi vabbè, dispiacerebbe rimanere gentilmente. ok. Non abbiamo Mercante. molto, ma dà un'occhiata. No, allora, qua posso comprare spada lunga. Noi abbiamo una Claymore per ora. Direi di Oh, sì. comprarlo. Sì. Allora. Ah, anche qua ci sono i jewel. Come i jewel. Come su Fairy Tail. Allora, questo me Spero l'aumenta. che ti piaccia. E compriamo. Direi Aumentiamo che è pure tutto. questo. Ma sì. Materiale. Boh, non so cosa mi serva. Bomba per oro. In cui era. Boh. No, Continua a direi lottare, solo mi che. raccomando. Ah, però vorrei Cosa un posso attimo vendermi proporti la oggi? roba vecchia. Nel senso, la Cremol. Vendiamola. Non ce n'è Tanto mai ci abbiamo abbastanza. questa qua che è migliore. Vendiamo Sì, varrà pure questa. una bella somma. Ecco Vendi quanto ho questa. concordato. Sì, varrà una bella somma. Ok. Quindi ora, giustamente, il nostro equipaggiamento dovrebbe essere migliorato. Ok. Allora, continuiamo un attimo. Allora, posso fare le coccoline al cane? Nuovo Facciamole. cognome. Oh, che bellino. Sei l'uomo Credo. gentile che ha salvato mamma. Grazie mille. Ok. Parla con Quinten. Quinten. Chi cazzo è sto Quinten? No, questo è il mercante. Ah, ecco. Salve. Quinten, mio caro amico, passeremo la notte qui con te. Lo avevo immaginato. E lui? Dove l'hai trovato? Chi, lui? Se te lo dico, non mi credi. Sai, Quinten è un mio vecchio amico, uno che simpatizza per la causa. Simpatizza. Quindi lui sa del tuo piccolo rifugio. Non pensavo che in così tanti tenessero alla nostra libertà. Da quel che ne so io, il solo pensiero ti porta dritto in carcere. Conosco molto bene i miei rischi, così come le ricompense. Certo. E quale ricompensa migliore di un proprio dominante del fuoco? Un dominante qui? Questa mi piacerebbe davvero vederla. Quindi non l'hai visto. No, ma niente passa inosservato ad ala perduta. Prendi il tuo marchio, ad esempio. La gente se ne accorgerà all'istante. E non devo dirti io come possono reagire alle richieste di un portatore. Tu hai il terrore che le tue parole possano rimanere inascoltate. Come d'altronde è sempre accaduto, dopo che ti hanno marchiato. E niente, sto marchio è Caso proprio una vuole che sventura. io abbia una soluzione per il tuo dilemma. Farò un favore a Sid.
Ti consegno questo. Scoprirai che possiede lo strano potere di sciogliere tutte le lingue. Sigillo ottenuto, hai accettato. Posso guidarti? Non ho letto. Vabbè, abbiamo ottenuto qualcosa che ci sicuramente servirà. Imperiale, ma qui è dalla perduta. La sua parola ha detta legge. Ma come è? Tranquillo, non devi preoccuparti. Fidati. Comunque mi sbaglio e mi cambia l'arma quando appunto mi. Cosa significa ignorare? Mi cambia, quindi secondo me ci sta. Ora possiamo restare qui a crogiolarci oppure usarlo per trovare. Ok. Decidi tu. E raga, allora, dato che abbiamo visto oggi l'equipaggiamento e abbiamo due diverse sfide, io direi di continuare la prossima volta, dato che oggi ci siamo dedicati un attimo al miglioramento del nostro personaggio e a scoprire dove era finito quel famoso dominante che avevamo visto quando c'è stata la morte di nostro fratello. Detto ciò, non voglio allungare troppo il video per non annoiarvi e quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio per continuare nel cuore della notte. Noi ci vediamo e ciao!